quello che stiamo facendo è questo, ovvero giocare, cercare di giocare più videogiochi possibili e cercare personaggi gay o giochi che possano interessare ad un pubblico gay. Questo come lo facciamo? Con quali strumenti? Con dei riferimenti iconografici vicino alla cultura LGBT, quindi ricercando questi riferimenti che possono essere estetici e di un immaginario di riferimento culturale, come artistico, letterario, cinematografico. Attraverso la biografia del personaggio che viene pubblicato sui siti delle case di produzione oppure sui forum dei fans e dei giocatori o sui libretti di istruzioni o nei cabinati quando venivano stampate le schede dei personaggi nei giochi da sala negli anni 80. Wow. C'è una relazione tra i personaggi e l'ambiente, quindi la struttura più sulla morfologia, cioè sulla narrazione, struttura della narrazione del gioco e dei dialoghi. Il periodo che prendiamo in esame per questo studio è quello della storia dei videogiochi, quindi siamo dal 1969, quando appunto si studiava un'applicazione una diversa applicazione per la televisione, quindi con il primo prototipo che era il Brown Box, che sarebbe stato poi l'Odyssey della Magnavox, e abbiamo messo questo paletto del 2008-2009 perché sono gli anni in cui escono due giochi molto importanti che sono Fable 2 e Sims 3, in cui il personaggio principale, quindi l'eroe, ha un'opzione sia di orientamento sessuale che di identità di genere, slittamento di identità di genere. Sia in Fable 2 che in Sims 3 è possibile il matrimonio tra persone dello stesso sesso, quindi abbiamo messo questo paletto come un arrivo almeno virtuale in una società che equipara diritti per eterosessuali e omosessuali, persone transgender. Io ho iniziato questo questo studio perché questo è stato il primo videogioco a cui ho giocato, avevo 8 anni, era un gioco, la trasposizione del Rocky Horror Picture Show, mi ricordo erano 92 giri per caricarlo e ecco, credo che abbia avuto un forte imprinting per questo studio che avrei fatto solo 25 anni dopo. Bisognava scegliere fra Janet e Brad e girare per la casa della famiglia Frankenfurter e venire dal paese transesso. Le produzioni del Commodore 64 sono state quelle che hanno anticipato un po' tutto. Io le chiamo l'archeologia videoludica GLBT, perché piccole crew riuscivano a programmare dei giochi inserendo appunto tematiche sperimentali come quelle GLBT prima del mainstream. Il primo videogioco che io sono riuscito a trovare a tematica GLBT è un videogioco erotico, perché in quegli anni venivano tematica GLBT, andava un po' pari passo con l'erotismo e la pornografia, e il gioco si chiama Stroker. È il 1983 e se pensiamo che comunque il target di riferimento dei videogiochi era prettamente maschile in quegli anni, consisteva nel masturbare un omino, e io lo farò vedere velocemente in grafica ASCII. Basta. è un po' la stele di Rosetta dello studio dei videogiochi GLBT. Continuiamo nel 1985, c'è un'avventura di testo. I videogiochi, l'idea è questa, i videogiochi come intrattenimento, come qualsiasi forma di intrattenimento, racconta e rappresenta gli anni in cui si vive. Così fa il cinema, così fa il teatro, così fa l'arte e la cultura, così fanno anche i videogiochi. Nell'85 c'erano le avventure di Tesso, sempre per Commodore 64, questa era sempre un'avventura di Tesso erotica, e trattava di questo personaggio che girava in una magione, in ogni stanza c'erano delle situazioni pornografiche, o comunque molto erotiche. In una, appunto come si legge qui, il personaggio arriva in una stanza dove ci sono solo uomini, vengono chiamati fags,
quindi con un gergo molto molto volgare e molto offensivo. Qui appunto dice sta uno di loro non ha un partner, si sta guardando, è molto eccitato, si avvicina e il personaggio deve scappare, quindi bisognava premere velocemente nord-est e se non si premeva velocemente si perdeva e si moriva di AIDS. E nel 1985 era bello tosso, racconta un bel po' come si stava e qual era là. La Nintendo è sempre stata molto attenta in quegli anni a non a supervisionare i suoi lavori, però ogni tanto scappa qualcosa, succedono dei piccoli casi come quello più famoso. Nel 1988 esce Super Mario Bros. 2 e il personaggio è Birdo. Birdo è un personaggio di metà, è un avversario di metà livello, è un dinosauro rosa con un fiocco e spara uova dalla bocca, ma sul libretto di istruzioni giapponese c'è scritto: lui pensa di essere una ragazza, preferirebbe essere chiamato Birdetta. La questione transgender di Birdo continuerà per tantissimi anni, perché in America viene censurato e viene indicato come gender femminile, mentre in Giappone, in Europa si continua a trattarlo come transgender. E si arriverà solo nel 2006 con l'uscita di un gioco che è Captain Rainbow e un articolo addirittura su Wired, finalmente metterà il punto della situazione e dirà: no, Birdo è il primo personaggio transgender della storia dei videogiochi ed è un M2F, cioè da un trans da maschio a donna. L'anno successivo succede la stessa cosa con la Capcom, esce un gioco che si chiama Final Fight. Questo gioco, quando arriva negli Stati Uniti, è un gioco tipo Double Dragon, bisogna andare per le strade e picchiare le persone, un gioco molto caro alla comunità gay perché ci sono una rappresentazione molto vicina all'estetica, all'estetica omosessuale di quegli anni. Quando arriva in America questo gioco, poi sono l'unico personaggio femminile degli avversari, si parla sempre degli avversari, sempre dei cattivi. In America le associazioni femministe insorgono e dicono: no, un videogioco dove si picchia una donna non è possibile. La Capcom risponde: ma poi sono una donna. Vabbè, allora. E stessa cosa, per cui continuerà a essere negli anni, in America verrà sostituito il personaggio di Poison con due punk, in Europa invece uscirà come gender femminile, mentre rimarrà transgender in Giappone. Si arriverà nel 2008, uscirà di Street Fighter 4, quando finalmente si chiederà al direttore della Capcom di risolvere questo nodo sull'identità di genere di Poison, e lui risponderà dicendo: sì, Poison è un transessuale, è una transessuale, in America operata, in Giappone no, facendo questa differenza. Interessante. Quello è lato, quello invece vediamo. La Nintendo ci ricade nuovamente in Paper Mario 2 nel 2004, in cui questo è il gruppo delle sirene dell'ombra, quella con il ricciolo si chiama Vivian. Quando viene presentata dalla sorella, quella più grande, la sorella la presenta così: Vivian è la sorella più piccola, è un fratello. Stessa cosa, si sta parlando di un sesso maschile e un gender femminile. Soltanto in questo gioco le cose si complicano un po', perché Mario ha una storia d'amore con Vivian e si baciano, quindi negli Stati Uniti Vivian diventa un gender femminile, appunto preoccupati perché la mascotte di un'azienda così grande come la Nintendo non può avere un affare con una transessuale, quindi un po' un affare marrazzo dei videogiochi. Arriviamo ai coin-op, questa è Vendetta, è un gioco uscito nelle sale, siamo nell'89 e la rappresentazione dell'omosessuale è quella stereotipata di quegli anni. Siamo negli anni 80, in cui il film di Fred Klein, Cruising, esce con un Al Pacino che è appunto rappresentato in questo modo, è proprio la classica rappresentazione dell'omosessuale di pelle, un personaggio fortemente sessuale, vestito di pelle nera, con i baffoni, proprio lo stereotipo di quelli belli omofobi.
Quando si incontra questo personaggio, lui si attacca ai movimenti pelvici, toglie energia, sarebbe neppure tanto male, ma se un altro avversario è il cane, che fa la stessa cosa, è abbastanza inquietante per la presentazione. E la sigla per il Mega Drive fa uscire nel 94, Street Rage 3, con un altro personaggio che rispecchia perfettamente l'idea stereotipata omofoba dell'omosessuale, si chiama Ash, ed è eccolo qui, che corre, che belle in una maniera pulsi. Un po'. No. C'è un gioco che rappresenta tutto questo. Nei videogiochi l'eroe va sempre in una terra liminare, va sempre a sconfiggere appunto la minoranza, un diverso. Questo gioco si chiama Guardians of Wood ed è proprio il manifesto di tutto questo, di questa tesi. Bisogna anche questo è un beat'em up, è molto indicativo, perché nel primo livello bisogna combattere contro i cinesi, nel secondo contro i giamaicani, nel terzo contro i russi e gli italiani, fino ad arrivare all'ultimo stage, che è la casa del boss, che tra un livello e l'altro in un'animazione ci ha minacciato in borsalino, occhiali da sole e giacca a doppio petto. Questa casa troveremo solo una rappresentazione di donne lesbiche, di lesbiche molto mascoline, molto mazzo, molto, molto virago, e scopriremo alla fine che il boss è una donna e non un uomo. Il fatto di avere un boss gay che è a capo di organizzazioni malavitose, è lo stesso soggetto in realtà di GTA, The Ballad of Gay Tony. Questi due videogiochi, anche se hanno lo stesso plot e lo stesso soggetto, sono molto molto diversi. Qual è il lasso di tempo per cui succede che il personaggio GLBT riesce a diventare eroe? Grazie all'uscita di Picchiaduro 1 contro 1, in cui la struttura narrativa del gioco cambia completamente. L'eroe non è più il risultato delle sue azioni, ma ha già un carattere psicologico a monte. Abbiamo l'opzione di tanti personaggi, quindi se abbiamo un roster di 10 personaggi ne scegliamo uno che diventa l'eroe, tutti gli altri diventano avversari, ma questo nella partita successiva può cambiare. E nell'inserimento di queste 8, 12, 30 personalità vengono inserite anche personaggi GLBT, quindi personaggi GLBT iniziano a diventare eroi. Non è per sospetto o per gaydar, perché per documentazione, appunto, come dicevo prima, o dei siti o dei forum o dei libri di istruzione. Partiamo al più famoso, che è Zangief, e Street Fighter 2, la rappresentazione. Voglio le prove! Adesso ve le do. Allora, vi ho detto, lui rientra proprio in una rappresentazione del muscle bear omosessuale, un'estetica omosessuale molto molto forte. Nella descrizione del personaggio c'è scritto: ama lottare con gli orsi polari. Gli orsi polari in un gergo berra significa uomini grassi con i capelli bianchi, e ballare con i cosacchi. E poi dice: non sopporta i proiettili e le belle giovani ragazze. Quindi abbiamo King di Art of Fighting. Se lo utilizziamo, siamo convinti di utilizzare un cameriere di sesso maschile, e però, se invece lo incontriamo come avversario, quando lo battiamo scopriamo che è una donna con il seno fasciato, con un sesso femminile, un'identità di genere maschile. E questo King è il primo personaggio transgender F2M, da donna a uomo. Poi abbiamo Rasputin di World of Heroes, e questo è molto divertente perché ogni volta che vince c'è questa imitazione di Marilyn Monroe, gli si alza la gonna e gli dice: non vergognarti, passa la notte nel mio giardino dell'amore. Fa molto ridere. E poi questo è il mio preferito, e quello forse anche più conosciuto, è di Guilty Gear XX, si chiama Bridget, e Bridget è una suora missionaria della carità dell'ordine di Madre Teresa di Calcutta, ha 13 anni ed è un transessuale. E finisco dicendo che appunto la storia dei videogiochi, come abbiamo detto, inizia nel 1969, ovvero con le prime applicazioni, la prima idea allo studio dei videogiochi per un
ecco, inventarsi proprio l'idea del videogioco. Ma nel 1969 c'è anche, accade anche un'altra cosa, che la rivolta di Stonewall, e noi geek queer pensiamo che questa non sia solo una coincidenza. Grazie.